a Scarperia, nel Mugello, e stiamo per entrare nell'oratorio della Madonna dei Terremoti, dove vi è una traccia importante di un terremoto del 1542. Salve, sono Elisa Marianini, una storica dell'arte del Mugello, e qui abbiamo un'opera importantissima, è il tabernacolo appunto di quella che è passata alla storia come la Madonna dei Terremoti. L'opera fu realizzata nel 1448 e fu commissionata dalla Compagnia della Madonna di Piazza. Proprio fu posta fuori questo tabernacolo della Cerchia di Mura per i pellegrini che arrivavano da Firenze, dalla porta sud, che arrivavano in Scarperia. Questa Madonna si racconta, è prodotto un evento miracoloso, perché questo dipinto in origine non aveva la bambina in braccio, invece ora lo vediamo in collo alla Vergine. Si ritiene che sia in un ambito legato alla scuola dei Lippi, cioè che ha fatto il nome di Filippo Lippi, ma la critica più recente